Andiamo a vedere quali sono gli step per l'integrazione tra OpenHub e la suite di Google per la gestione dello smart home, cioè della domotica. OpenHub infatti è integrabile con i servizi Google e permette ad essi di comandare degli item gestiti da OpenHub stesso. Questo ci permette di poter pilotare il nostro home automation system tramite l'applicazione Google Home e anche tramite comandi vocali utilizzando i diversi assistenti fisici nel caso li avessimo, come ad esempio il Google Nest, il Google Home o il Google Home Mini. Nel caso non li avessimo o non li volessimo comprare, possiamo anche utilizzare il comune Google Assistant che è presente praticamente su ormai tutti gli smartphone Android, anche sui tablet. Nel mio caso specifico, io a casa ho due Google Home Mini che utilizzo normalmente per comandare con la voce i miei item di OpenHub quando sono a casa. Utilizzo invece Google Assistant sullo smartphone, quando voglio comandare i miei item fuori da casa. Quindi, ad esempio, qualche minuto prima di arrivare a casa posso, dare il comando a Google di accendere le luci del garage o del giardino. Seguiamo quindi la guida ufficiale dell'integrazione con Google Assistant, presente sulla documentazione di OpenHub, e andiamo avanti con i vari step di configurazione. Quindi la prima cosa che ci viene richiesta è quella di configurare l'OpenHub Cloud Connector. Questo permette a OpenHub di essere raggiungibile anche dall'esterno della nostra rete locale. Quindi seguiamo. No, qui il link è sbagliato. Andiamo su Add-on e seguiamo le indicazioni. Cloud Connector, eccolo qua. Quindi andiamo a fare l'installazione tramite interfaccia grafica. Quindi ci dice di andare nella sezione Settings Mesh e aggiungere l'add-on. Quindi andiamo sul nostro OpenHub, andiamo su Impostazioni, Mesh. E aggiungiamo l'OpenHub Cloud Connector. Installiamo e attendiamo. Ok, ce l'abbiamo installato. Verifichiamo se ci sono delle configurazioni da fare. No, non c'è nulla. A questo punto torniamo sulla documentazione. Ci viene detto che per poterci autenticare, per permettere che la nostra istanza locale si possa autenticare sul servizio cloud di OpenHub, quindi all'esterno, dobbiamo utilizzare due, diciamo, parole chiave, due segreti che vengono generati in fase di installazione di OpenHub sul Raspberry. Quindi andiamo a prenderci queste due informazioni perché poi le dovremmo andare a inserire nel servizio esterno di OpenHub Cloud. Quindi apriamo il nostro Raspberry, andiamo a cercare il primo file, facciamo un cut e ci prendiamo il nostro segreto. Lo incollo sul notepad. Poi vado a prendere il secondo file. Faccio anche qui un cut. Mi copio la stringa e me la incollo sul notepad anche qua. Ovviamente queste informazioni devono rimanere segrete perché ne va della sicurezza del nostro sistema. Quindi continuiamo con la guida, ci viene detto di andare in Settings Other Service OpenHub Cloud. Quindi andiamo a vedere se effettivamente dopo l'installazione dell'add-on è apparso OK OpenHub Cloud come impostazioni. Qui possiamo lasciare tutto di default. Non abbiamo bisogno di esporre nessun tipo di item, in quanto gli item vanno esposti solo se li si vogliono utilizzare tramite gli FTTT o servizi simili. Per
Per utilizzarli con Google Assistant o poi vedremo anche con Alexa, non c'è bisogno di esporre nessun item all'esterno. A questo punto dobbiamo andare sul servizio cloud e crearci l'account se non l'abbiamo già creato e andare a inserire queste informazioni per permettere alla nostra istanza locale di OpenHub di comunicare con l'esterno con i servizi cloud. Quindi prendiamo il base URL, navighiamo, adesso mi vado a registrare con la mia mail, inserisco una mia password e inserisco le due informazioni che ho preso prima, quindi l'UID e la secret. Il registro salvo, non salvo la password perché me la riregistro dopo. Ok, aggiornando la pagina vedete che siamo diventati online, quindi il sistema locale che sta girando sul mio Raspberry, nella mia rete locale, e il sistema cloud di OpenHub stanno dialogando. A questo punto io posso anche accedere da un qualunque computer connesso in rete, esterno alla mia rete, all'interfaccia, diciamo, di OpenHub, come quella che utilizzo quando sono in rete locale. Ed ecco che è arrivata la stessa interfaccia che abbiamo in locale. Ok, quindi la nostra configurazione è a posto da questo punto di vista, quindi possiamo spostarci sull'app di Google Home. Eccoci sul mio smartphone dove ho aperto già l'applicazione Google Home e sono entrato nella mia prima casa che ho creato, che ho chiamato Test Open Hub 3. Come vedete mi rileva già i due dispositivi, i due Google Home Mini che vi ho detto prima che ho, però quello che interessa a noi adesso è quello di andare a vedere come aggiungere, come far vedere a Google Home il nostro sistema Open Hub. Quindi andiamo sul più. Facciamo configura dispositivo compatibile con Google. A questo punto qui abbiamo tutta una serie di add-on. Andiamo a cercare Open Hub. E qua ci chiede di nuovo le informazioni di login che abbiamo creato prima. Vado a inserirle e entro. Salviamo la password. Ok, mi chiede di accettare l'autenticazione a due fattori e dovrebbe essere andato tutto bene. A questo punto, se torno, come vedete, me lo vede come servizio collegato OpenHub. Tornando nella configurazione della casa, vedete che mi ha trovato già un item senza che io abbia fatto nulla, perché l'ha riconosciuto e quindi mi permette di aggiungerlo all'applicazione, di comandarlo con la voce, come se fosse un dispositivo riconosciuto nativamente da Google Home. Nel prossimo video poi andremo a vedere come dobbiamo configurare gli item su OpenHub per essere visti e gestiti anche da Google Home.